Venite con noi, cari amici, per questa fantastica esplorazione sul fiume Adda, al castello Visconteo. Cari amici, oggi ci ritroviamo a Trezzo sull'Adda, il castello di Trezzo sull'Adda, ancora in provincia di Milano, verso appunto il fiume Adda, in Lombardia, e siamo qui naturalmente Gennaro Gelmini con collaborazione nuova, ebbene alle collaborazioni, i Rip Ghost, ricercatori italiani paranormali, naturalmente insieme al nostro grande Mauri. Perfetto. Mauri è youtuber che tutti ormai i nostri amici conoscono. E i Rip Ghost. I Rip Ghost, ricercatori italiani paranormali con Roberto e Cristina. E benissimo, siamo tutti youtuber, quindi di nuovo un gruppo da quattro, come l'altra volta a Ivrea, a Candia, e di nuovo in quattro, benissimo. Quindi vedete, cari amici, le collaborazioni che funzionano. E in poche parole, quindi funzionano Rip Ghost, anche per la semplicità delle persone. Sì, la semplicità a fare video, benissimo. La passione soprattutto a fare video, certo. La passione soprattutto a voler fare arte, perché la vita è anche fatta di arte. Insomma, c'è un filo continuo nella vita. E benissimo. Giusto. Quindi, grazie. In poche parole, Rip Ghost? Presentatevi, dite ai nostri amici. Lo dice il nome stesso, ricercatori italiani paranormale. Facciamo ricerca nel campo del paranormale. In particolare cerchiamo di trovare la prova verificabile dell'esistenza dell'aldilà, di contatti con entità che non... I fantasmi li hanno trovati in queste antiche strutture. Quindi ti assicuro che c'è un movimento veramente spettacolo. Sono venuti anche al castello di Trezzo la notte, quindi benissimo. Sì, noi adesso siamo di giorno. Siamo qui spesso perché è la nostra sede onoraria questa. Sì, sì, nonostante non siamo di Cologno come residenza. Comunque c'è da dire, finalmente il Mauri viene più qua. Io non so sinceramente come taglia la videocamera a volte. Allora, praticamente il bello qual è? Finalmente mi pare la terza volta che dovevamo vederci. Ci riusciamo a venire finalmente. Due volte. È stato un po' tribulato. Due volte dovevamo vederci di notte, nel senso c'erano delle visite guidate la sera, che iniziamo verso le 9 di sera. E comunque ci saranno ancora. E quindi si fanno dalle 9 ancora. Di sera a mezzanotte, 11 e mezza. Se non che, qual era il problema? Il problema non era l'automobile, perché meno male ci portavano a casa. Il problema era il diluvio universale. Il problema era che c'erano delle tempeste di pioggia, ma neanche pioggia normale. Sembrava grandi. Delle tempeste, una e due volte. Io ho quasi l'impressione, dovevamo fare una volta la sera venire qua. Io ho quasi l'impressione che dopo veniva a piovere di nuovo, non per dire, speriamo di no. Ma invece oggi c'è il sole. Allora tanto meglio di giorno, e facciamo una cosa bella con il sole. Sì. Una visita guidata al castello di Trezzo. Quindi cosa vedremo, Roberto? Vedremo quella che c'è alle nostre spalle, che è la torre. Che è una, praticamente l'unica parte che è rimasta intatta del castello, perché se lo sono smontato, per dirlo. La torre, è arrivato il nostro cameraman, uno dei quattro. Abbiamo il cameraman. Ragazzi, il nostro cameraman salvo. Stiamo facendo la presentazione. Salvatore, in questa zona vedremo tutta la parte, quella vedremo la torre, la torre e i sotterranei. I sotterranei e la villetta, quella villetta lì, che è conosciuta come villetta dei Longobardi. Quindi riprendo un pochino di là. Longobardi. Sì, dai, fai una piccola ripresa. C'è una tomba di... Benissimo, cari amici. Grazie. Quindi, youtuber Mauri. Ciao a tutti. Roberto. Sono tutto emozionato oggi. Ciao ragazzi. Cristina. Ciao. E il cameraman dei Rip Ghost. Salvatore. Quindi... in collaborazione con il Rip Ghost oggi si fa. E vediamo cosa andremo a vedere. Quindi avremo questa torre medievale da salire e da visitare in visita guidata.
avremo da una parte di là poi i sotterranei e la villa. Sotterranei alla nostra destra. E anche quella parte lì di sotterranei è benissimo, cari amici. Ad adesso con le riprese. E si inizia, cari amici. Bisogna ancora aprire. Castello ai tempi. Tomba del gigante. Mauri, facciamo un po' di riprese. Sì, vabbè, allora, cari amici, qua siamo alla tomba del gigante, il gruppo si muove di fretta e dobbiamo stare dietro, però se stiamo dietro poi prendiamo persone terze, non si può, già ci chiamano, ma 30 secondi ce le prendiamo per noi. Ecco la tomba del gigante tutta per noi per 30 secondi. Cari amici, resti di tombe longobarde in questo antro del castello di Treccio. E qui abbiamo il corredo tombale in questa stanza. E qui, cari amici, i sotterranei con le segrete. E cari amici, adesso continuiamo con i sotterranei. Siamo infatti venuti da di là. Sì, se vuoi. Da queste scale qua. Cari amici, e stiamo continuando di là. Lì c'è una cosa un po' artistica che hanno messo e le segrete che ci attendono. Continuiamo, eh? Aspettiamo il giornale. Benissimo. Continuiamo ad andare giù. Benissimo, cari amici. Tutto ok? E continuiamo con la nostra scoperta, riscoperta. No, ma lì non si stoppa, si stoppa dietro. No, ma io non ti voglio stoppare, benissimo, ti sto quadrando, vai tranquillo. Venite con noi. Fidati che non sono il camion, non sono il mio cameraman ufficiale, ma so come funziona. Porta una fortuna, questo qua porta tanta fortuna, questo qui porta tanta fortuna. E continuiamo. Ok, andiamo. È proprio salva, seguici. Una visita. Guardate, cari amici, riesco ad andare all'indietro, non casco, perché meno male ce la faccio. E riesco, in qualche modo. Andiamo giù. Ancora simboli voodoo, io direi. Simboli voodoo nelle segrete del castello di Treccio. E come tutti i luoghi medievali, al suo fascino di mistero, Roberto, che dici del mistero medievale? Vi cosa porta? Il castello di Treccio innanzitutto è sicuramente riconosciuto come uno dei 10 luoghi più infestati d'Italia. Bellissimo, fantastico. Rientra probabilmente nei 20 più infestati d'Europa. Quindi è messo, tanto per mettere allegria, è messo allo stesso livello dei castelli scozzesi. Hai voglia. Come presenze di fantasmi. Fantastico, okay. Cari amici, insomma. Lì c'è l'audio, devi stare attento a non coprire sull'audio. Non o è dall'altra parte l'audio, no? Dall'altra parte. No, di qua l'audio. Cari amici, la videocamera è nuova, sto ancora scoprendo un po' qua l'audio, ecco. Tranquillo. Non bisogna coprire sopra. Adesso fanno le videocamere con l'audio di sopra. Ogni videocamera. Seguiamo la guida perché sennò ci sculaccio. Continuiamo. Qui ancora
questi... Dopo qui risalendo vi spieghiamo che cos'è questo anfratto che state vedendo. Mi sono permesso, Gennaro, di... Dei massi incredibili che sono qua, la roccia... Allora, una volta le costruzioni venivano fatte direttamente sulla roccia. Non c'era praticamente un basamento fatto... Sapete come si fa oggi? Che si fa una parte sottovuota per praticamente staccare dal terreno. Una volta era direttamente sopra la roccia. Si può far vedere. Esattamente. Qua, ecco. Questa, Gennaro, è una cosa che poi si noterà meglio ancora giù nei sotterranei. I sotterranei sono stati ricavati proprio solamente costruendo delle mura di contenimento dove c'è la grotta naturale. Di questo sperone di roccia su cui è costruito il castello. Ottimo. Dove ci troviamo in questo momento è praticamente, secondo la storia, la cella dove è stato rinchiuso Bernabò Visconti fino al momento in cui è stato avvelenato dal nipote Gian Galeazzo. Infatti dicono che su questo muro, su cui ora non si può vedere, lui avesse scritto con il proprio sangue prima di morire comami parati, tradotto dal milanese arcaico, significa come hai fatto a me tanto succederà a te. Ah sì, e dopo si rifà dopo un po' di tempo. Esattamente. E riconquista il castello. Cari amici, mi viene in mente a me un altro detto, parenti serpenti. Esattamente. Andiamo. E qua ancora un uccellino porta fortuna. Vedete, questi uccellini portano fortuna. E vabbè, la conclusione. Andiamo bene. Adesso vediamo sotto traccia perché c'è la guida che sto spiegando. Sì, allora. Qua sull'esterno dell'edificio. Ci sono delle varie versioni, c'è chi dice che serviva per l'acqua e chi dice invece che Bernabò Visconti, marito chiaramente di Della Scala, aveva parecchi amanti, le sue amanti le portava qua sopra, c'è un prato e un altro pozzo, finito di consumare le buttava giù, se non che c'erano delle lame messe per traverso e quando cadevi ti sfragellavi. Allora questo non porta, è cioè, anche la non porta bene mettere la monetina evidentemente. No. Adesso sentiamo anche la guida, la guida che girava, la guida che c'era. Sì, adesso... Beh, cari amici, adesso diventiamo in tanti, allora continuiamo. Lì guardate che la canalina posiziona qua. E cari amici, poi c'è la visita guidata e comunque tutto bene. Adesso, oggi è il 7 di ottobre 2018. E tutto bene, qua nel castello di Trezzo tutto bene perché a noi ci va bene. Ma quello che succedeva nel Medioevo era dura. E amici, queste sono una delle grotte usate anche come carceri qua nelle segrete sotterranee del castello di Trezzo. Andiamo a visitarle. Insomma, è proprio un'antica grotta. Io penso proprio dal paleolitico fossero usate queste grotte, ai tempi remotissimi, qui c'è acqua che viene giù. Comunque ho notato che sono grotte veramente antiche, si vede. Ecco, Rigosta, i Rigosta che fanno anche loro benissimo, facciamo le riprese. Le riprese. Ho portato supporto luce. Cari amici, continuiamo. Continuiamo.
Fantasmi chiamano. Ascoltate la guida quando dice di non staccarsi dal gruppo. Non vorremmo dimenticare anche voi. Fiorire una sorta di muffa, di muschio rossastro, che proprio per l'umidità contenuta nella... Gennaro, dove vedi quelle due ciminiere là in fondo? Vedi che in mezzo alle due ciminiere, guardando sotto al ponte, si vede una specie di costruzione quasi piramidale. Quello è il villaggio di Crespidadda, il famoso villaggio operaio di Crespidadda, dove c'è anche il cimitero di Crespi. Un posticino per noi alquanto interessante. Potrebbe interessare anche sì, voi. Sì, ma ho fatto un filmato lì. Ecco, anni sei già fa. Stato, quindi conosci il posto. Niente, qui a sinistra quei resti di muro che vedi in mezzo alla vegetazione sono quello che rimane dall'attacco del ponte sull'altra sponda. Ah, ecco, oppure che è crollato per cause naturali. Dicono che sia crollato per collassamento della struttura, perché era un'opera ingegneristica alquanto complicata per l'epoca. Oppure sembra che sia stato... Erano quanti metri? Fra i 90 e i 92 metri sono da questo punto dove siamo noi ora. Tanto. Era una bella costruzione. Posso dire così. Era una bella costruzione. I ponti anche ecco, oggi... fai conto che è un po' come, era un po' un come, po come il secondo ponte che vediamo... Come... Solamente che aveva tre livelli, aveva un camminamento superiore scoperto, due coperti. Incredibile. Quindi aveva tre piani questo ponte. Non è quella, poi non si sa se siamo nella storia, se andiamo a finire nella leggenda, dicono che durante un combattimento fra le truppe viscontee e le truppe della Serenissima sull'altra sponda, i viscontei abbiano deciso di distruggere il ponte per non far venire di ma qua. Ma sì, perché i bergamaschi stavano con i veneti. Esattamente, di là, di là era la Repubblica Serenissima di Venezia. E invece di qua era Milano. Esatto, di qua era il Ducato di Milano. Allora sì, può essere anche per una guerra. Milano, mentre di là era proprio la Repubblica Serenissima di Venezia. Il suo regno si estendeva fino a qui proprio. È vero, cari amici, può essere anche per motivi di guerra che il ponte... antico però lì si è crollato la e vera storia si confonde con la leggenda che rimane ma perché una volta scrivevano poco allora poco, si tramandavano molto a voce e si sapeva poco, ognuno poi ci metteva qualcosa e di poi suo, si perdeva bene a poco andiamo alla torre cari amici, andiamo alla torre. E cari amici, visita alla torre. Tutti insieme adesso ci accingeremo ad andare alla torre. Ebbene, venite con noi. Qui è casino. La torre sinerpica di sopra tra il fumo messo apposta per dare magari quell'originalità dei fantasmi. Mauri, si inizia, si comincia. Benissimo, iniziamo. Si continua, cari amici. E cari amici, ce l'abbiamo fatta. Siamo saliti sulla torre del castello di Tracce d'Adda. Castello di Tracce d'Adda al 7 ottobre 2018. Una vista fantastica. Mauri, fa vedere che bello. E magari tieni questa così non cade, cioè bisogna tenerle fisse le videocamere perché qua c'è assolutamente pericolo che caschino giù, non per scherzare, però guarda, fai una panoramica dentro lì,
al fiume Adda con la centrale elettrica. La centrale elettrica Taccani. Beh, la centrale elettrica Taccani. Perfetto, cari amici. Facciamo vedere poi le anse del fiume Adda con me da lì, Mauri. Che benissimo, cari amici. Quindi siamo saliti da rampa di centinaia di gradini sopra alla torre del castello di Trezzo. E quindi adesso ve lo facciamo vedere in ogni parte. Farò a Mauri una completa panoramica, Giusto. Magari... Bene, faremo una completa panoramica del luogo. È un'occasione più unica, io non sono mai salito su qua, ho avuto l'occasione adesso perché un po'. Benissimo. Un po' perché facevo altri impegni, ma guardate qui la visuale da qui, è molto bella, lì c'è la centrale elettrica Taccani antica, quella dell'Enel, quella vecchia, in stile Liberty. E anche. Ebbene, cari amici, quindi continuiamo, dai. Bene. Adesso c'è una festa lì al paese. Sì, una bella festa in paese. E qua il fiume Adda. Molto bene, cari amici. Mauri, sì, riprendimi un poco. E sempre. E cari amici, certo, siamo a parecchi metri di altitudine sopra proprio tutto. Soprattutto la zona è fantastica, anche di qua ci sono poi le rovine del castello. Qui c'è il fiume Adda che si vede, si vede la rovina del castello, guardate qua, qui che questi cazzo di moscerini qua. C'è tutta la panoramica. E da lì, ma è fantastico, cari amici, e si continua con una rapida panoramica della torre del castello al 7 ottobre 2018. Si continua, cari amici. Salvo bambini che ci passano in mezzo, ma va benissimo per non prendere persone terze. Quindi ancora il fiume Adda, fantastico, fantastico veramente. E le parti delle vecchie del castello, poi continuando la panoramica andremo a solcare il cielo per evitare altri turisti, quindi ogni tanto faremo vedere le nuvolette e continueremo con la panoramica. I bambini qua vengono felici, forse i più felici a salire le tante scale che ci vogliono per andare su. E si continua con questo bellissimo panorama, ma notate, cari amici, è un panorama veramente stupendo. Io vorrei capire le gioie della vita. Mauri, le gioie della vita sono anche questo, bene per chi lo capisce, bene per chi lo comprende, perché le gioie della vita sono anche questo. Godere un po' di una domenica così, sì, visita guidata, sì. Non proprio urbe, ma visita guidata. Ebbene, ebbene, allora magari intanto saluto poi io da questo posto magnifico. Mettiti pure lì, Mauri. Cari amici, come diciamo noi, appunto, troppo bello, troppo bello. Cari amici, mettete un like, iscrivetevi se potete, se volete, e mano a mano continuiamo con la visita. Faremo un po' di scorci vari. Cari amici, l'Adda con la famosa centrale dell'Enel. Il posto dove eravamo prima,
cari amici, prima dalla parte bassa, adesso dalla parte alta, sopra la torre del castello di Trezzo. E qui alla torre, quando ho avuto quella trance che era successa, dopo ti faccio vedere il punto, quando dicevo che era una prigione. Cristina dei Rigosti. Ma sai che hanno trovato dei documenti da poco, che questa torre era una prigione, ma fino a... Guido, ah, no. Aspetta. Tre mesi fa l'hanno scoperto da dei documenti. Infatti ho avuto una bella soddisfazione, perché io dicevo che era anche una prigione la torre. Comunque. Allegria. Allegria. Eh sì, hanno trovato dei documenti, l'ho detto, forse anche a 4 mesi. Che io insistevo che era anche una, sì, una prigione. 4 mesi fa hanno trovato documenti che testimoniavano. Sì, sì. Sì, no, basta. L'avete visto? Guarda che meraviglia, guarda che c'è una vista. E qui addirittura, ve l'ha spiegato dei tedeschi? Seconda guerra mondiale? Come? No, non ho sentito. C'erano i tedeschi anche. Venivano su con le postazioni, perché chiaramente poi arrivavano gli aerei. E ci sono stati parecchi morti anche di loro. Anche qua, sì, sì, che sì. Posto. Il ponte, vedi, guarda che meraviglia, vederlo dall'alto. E lì c'erano appunto le parti del ponte. Esatto, i tre livelli che arrivavano di là. Guarda che a vederlo dall'alto come castello era una fortezza. Infatti era difficile, come ha spiegato prima. Non è che ci avevamo la pista ciclabile. Fai conto di da là vedere solo fiume. Da di là. Stiamo continuando, molto bene. Ma scusa, sei indietro! Sono arrivato adesso. Il fantasma. Non ti pensavo qua. Oddio, che bella sta casa. Voglio vedere il... Dove sta? 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 Dove sta?